qui all'Art Hotel Commercianti di Bologna, nel cuore, nel centro storico di Bologna, che gentilmente ospita la mostra di Marzia Gamba, la giovane fotografa pesarese. Prima di tutto vorrei ringraziare Ilaria Orsi e la famiglia Orsi per l'ospitalità e per essere illuminati, insomma, nell'accettare, nell'aprire le loro stanze a questo genere di eventi. Ho scelto Marzia Gamba perché è una ragazza giovane che conosco da qualche anno e che seguo da qualche anno artisticamente parlando. Marzia ha fatto vari studi, è stata alla St. Martin di Londra, alla NABA, e adesso abita da 5 anni a New York. E appunto avevo piacere comunque di cogliere l'occasione e farla conoscere ad un pubblico diciamo italiano, bolognese. La scelta delle opere che sono esposte qui nella Sala del Pozzo dell'Art Hotel Commercianti si intitola I Like Food Better Than People. Questo titolo è molto particolare, e parlando con Marzia appunto le ho chiesto per quale motivo, ed è semplicissimo il fatto che quando le avevano fatto un'intervista le chiesero: ma Marzia, cosa ti piace di più fotografare? E lei rispose: il cibo più che le persone. Il filo conduttore della mostra è appunto il cibo visto come non solamente il suo aspetto nutrizionale, ma il suo aspetto estetico. Marzia era in un periodo di, diciamo così, riflessivo, un po' di transizione, e infatti si vede che le opere dove c'è il frutto incastonato magari in un vetro, in un bicchiere, è un po' questo suo senso di sentirsi un po' soffocata e magari, come dire, insicura verso ciò che doveva affrontare, verso le scelte lavorative, eccetera. E c'è proprio un percorso che poi porta all'acqua, come possiamo vedere c'è un'immagine che è proprio emblematica, e questa liberazione appunto dove tutto scorre. E ad esempio un'opera che è molto indicativa è The Japanese Vase, in cui vengono rappresentati un uovo, e c'è una tecnica particolare giapponese che si chiama Kintsukuroi, in cui appunto il giapponese diciamo che quando un vaso si rompe riempie i suoi frammenti, o meglio ricompone il vaso con i suoi frammenti riempiendolo d'oro, e quindi esaltando, diciamo, la fragilità così come il suo passato intero. E l'immagine di Marzia Gamba ha questo oro, diciamo, su questo uovo, proprio per indicare appunto di nuovo questo percorso compositivo, questa sua uscire, insomma, artisticamente parlando, prendendo le sue decisioni e proseguendo su quella che è la via artistica. Poi ovviamente c'è una parte di equilibrio, come possiamo vedere in alcune opere come Fruit Ballads, oltre al colore, diciamo, e alla ricerca della composizione stessa. Il motivo per il quale è stato scelto l'Art Hotel Commercianti è stato sia la disponibilità, ovviamente in primis, dei proprietari, e soprattutto perché mi è piaciuta moltissimo l'idea, mi piace moltissimo l'idea dell'albergo. Sono particolarmente personalmente legata al mondo alberghiero e mi piace l'idea di pensare che sia un luogo aperto. Oggi è sempre più difficile, diciamo, attrarre persone in galleria, e quindi si rischia di avere sì dei curiosi, ma soprattutto persone del settore. A me piace pensarlo più come una cosa per tutti, che possa essere aperta, e in un albergo ovviamente si riescono ad avere persone di tutti i tipi, mi piace dire di tutte le razze, nel senso che comunque essendo un albergo è ovvio che capitano stranieri, soprattutto stranieri oltre che italiani, e mi piace appunto l'approccio e il feedback che ognuno di loro, insomma, in qualche modo riesce a dare alla visione della mostra stessa.